fatemi riprendere questo esercizio della settimana scorsa per puntualizzare un paio di cose che in parte avevamo già visto, adesso prendiamo l'occasione per ragionarci meglio. In particolare su questi due punti, il primo dei quali abbiamo fatto insieme e il secondo spero che abbiate fatto voi. E questi due casi, come poi anche gli ultimi due, ma questi sono un pochino più complessi e ci ragioniamo invece insieme, ma questi due casi sono esempi classici di operazioni di ricerca all'interno di serie di numeri. Operazioni di ricerca in cui cerchiamo di verificare, data una serie di dati, se ce n'è almeno uno che ha certe proprietà, che ci piace, che è maggiore, che è minore, che è... se ce n'è almeno uno che non ha certe proprietà invece, oppure se tutti hanno una certa proprietà oppure meno. Allora, questi schemi di ricerca, no, in cui ho una serie di valori e devo verificare che tutti o alcuni o un certo numero di elementi abbiano certe proprietà, no? Si risolvono, si affrontano tutti nello stesso modo. No, questi sono i quattro, diciamo così, formulazioni principali in cui il problema si può presentare. È ovvio che nel testo di un problema, di un esercizio, non ci sarà mai scritta una frase di questo genere: cercare se esiste almeno un elemento, o perlomeno non i problemi reali. Saremo noi che nell'analisi del problema a un certo punto riconosceremo che lì, no, serve quel tipo di operazione, serve quel tipo di ricerca. E questi sono quei quattro casi. Qui ci sono alcuni esempi in cui si verificano quei quattro casi. Verificare che tutti i dati inseriti dall'utente siano positivi. Qui stiamo enunciando una proprietà, essere positivi, e vogliamo che questa proprietà sia verificata per tutti i numeri della serie. Idem la seconda, se una sequenza di dati inseriti dall'utente è crescente oppure no. Questo secondo è scritto in un modo un pochino più, non dico complicato, ma indiretto, perché verificare se una sequenza è crescente non è una proprietà del singolo numero, è una proprietà della sequenza nel suo complesso. Mentre prima ogni numero so dirti se è positivo o no, e quindi li prendo uno a uno e il numero guardato, diciamo così, in isolamento da solo è positivo oppure no, e quindi soddisfa o non soddisfa quella proprietà. Nel secondo caso non è più così. Mi chiedono, la sequenza è crescente? Punto di domanda. E io la risposta non la so dare immediatamente. Devo tradurre quella domanda in una proprietà che deve essere posseduta o verificata dagli elementi della sequenza. Allora, ricordiamoci sempre che noi, i programmi possono lavorare sempre solo su un elemento per volta. Quindi una sequenza è crescente quando? Quando ciascun elemento è maggiore o uguale del precedente, tranne il primo elemento, perché non ha un precedente, non mi interessa. Quindi io quella frase, per poterla risolvere, devo innanzitutto mentalmente trasformarla in verificare se ciascun elemento da secondo in poi è maggiore o uguale dell'elemento che lo precede. Allora, a questo punto ho una proprietà che è verificabile sul singolo elemento. Ma affinché quella proprietà sia vera sulla sequenza, a livello della sequenza, è necessario che sia vera su ogni singolo elemento, per tutti i singoli elementi. E quindi è una proprietà che individualmente sui 100 elementi, anzi 99 perché il primo l'abbiamo tolto, su 100 elementi di una sequenza, vado a vedere se è vera o falsa. E poi potrò dire che globalmente è vera o no solamente se tutti, se tutti e 99 i casi si è verificato.
Altre frasi più indirette ancora sono queste: due numeri non sono primi tra loro se hanno almeno un divisore comune. Questa è un'affermazione, così, una proprietà. Se ci chiedono di verificarlo, devo verificare se nell'elenco dei divisori del primo numero e nell'elenco dei divisori del secondo numero c'è almeno un elemento che compare in entrambi gli elenchi. C'è almeno un elemento in comune, c'è scritto lì. Quindi questo è un problema più complicato ancora, perché si tratta di ricercare se almeno un elemento di una certa lista, un vettore, parliamoci chiaramente, un elemento di un vettore, esiste all'interno di un altro vettore, ma non so quale, uno qualsiasi. E allora dovrò ricercarli tutti, ricercare tutte le possibili combinazioni. Quindi qua si complica di nuovo un pochino, cercare se un elemento di una serie e un elemento di un'altra serie sono uguali. Vabbè, su questo ci torniamo sull'ultimo. Allora, questi casi di ricerca, no? Facciamo lo sforzo di astrarli un attimo, di formalizzarli, e poi sapremo che nel momento in cui li incontriamo in un problema reale, sapremo già qual è l'approccio per risolverli, no? È vero che ogni elemento ha una certa proprietà, è vero che esiste almeno un elemento che ha una certa proprietà, è vero che nessun elemento ha una qualche proprietà, nessun elemento è negativo, è vero che almeno un elemento non verifica la proprietà, sono i quattro tipi di verifica che possiamo fare. Ovviamente il primo e l'ultimo sono imparentati, così come il secondo e il terzo. Dico ovviamente, ma adesso forse non è ovvio a tutti. Chiedersi, per ogni elemento una certa proprietà è verificata, quella P di proprietà, leggete positivo, leggete maggiore del precedente, leggete esiste un duplicato, no? Ogni problema chiaramente devo verificare cose diverse. Però chiedersi se tutti gli elementi hanno una certa proprietà, oppure chiedersi, ultima riga, se almeno un elemento non ha quella proprietà, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Anzi, in realtà, l'unica cosa che possiamo fare a livello di programmazione è farci le domande del tipo esiste. Come abbiamo fatto la settimana scorsa. Scorri un vettore, poi hai un flag, hai una variabile che dice, oh, l'ho trovato, c'era. Allora, ogni volta che abbiamo una ricerca di universalità, cioè una ricerca col per ogni, la dobbiamo tradurre in una ricerca di esistenza dell'eccezione. Sono tutti positivi? Per rispondere alla domanda sono tutti positivi, il programma andrà a cercare se esiste almeno un negativo. La sequenza è crescente, quindi sono tutti un maggiore o uguale del precedente, il programma andrà a cercare se esiste almeno uno che non lo sia. Perché trovare almeno uno lo sappiamo così, come si fa. No? Impostiamo una variabile flag che a un certo punto se trova l'eccezione salta a 1 e si ricorda di averla vista. Quindi in realtà sono gli unici casi che programmiamo, sono questi, è uno solo, una certa proprietà diretta o inversa, no? Negata o affermata, e tutte le volte che abbiamo una domanda tutti di universalità ragioniamola sempre al contrario. Si potrebbe anche ragionare in modo diretto, ma significherebbe contare, cioè conta quante volte, quanti numeri positivi trovi, e se poi il conteggio totale è uguale al numero di elementi, allora vuol dire che erano tutti, ma è un pochino più contorto. Ma allora, queste verifiche, di fatto si svolgono tutte nello stesso, queste ricerche, non le chiamiamo, si svolgono tutte nello stesso modo. La più semplice è questa, no? È quella base. Esiste almeno un elemento che ha una certa proprietà? E questo significa avere una variabile, indicatore, f, che ho chiamato qua f per ricordarmi che le facciamo svolgere il ruolo di flag, di indicatore, la inizializzo a 0 e poi imposto un ciclo che vada a enumerare tutte le possibili x, tutte le possibili valori, no? Su cui devo verificare, su cui devo svolgere questa ricerca. E a un certo punto, se per un certo x la proprietà è vera,
allora il flag viene messo a 1. Punto, viene messo a 1, io mi prendo un appunto, mi segno che la proprietà è vera, ma non faccio ancora nulla. Non c'è scritto stampa, esci, non faccio nulla, mi prendo nota che la proprietà è vera. Al termine del ciclo, guardate l'indentazione di questo pseudocodice, dopo che il ciclo è finito, dopo che li ho visti tutti, beh, eventualmente magari posso interrompere prematuramente il ciclo se non mi serve fare altro, allora vado a interrogare il flag, gli dico la bandierina è alzata o abbassata? L'appunto l'ho preso o non l'ho preso? E a seconda del valore finale del flag, se il valore finale è uguale al valore iniziale, in questo caso 0, allora vuol dire che non ne ho trovato manco uno. Se il valore finale è uguale al valore opposto al valore di inizializzazione, cioè questo 1 che abbiamo messo dentro il ciclo, allora significa che esiste almeno una x, poi non sappiamo se sono 2, 5 o 18, almeno una. L'errore peggiore che potete fare, due errori gravi potete fare, errori di ragionamento, in questi schemi qui, tutto sommato molto semplici, ma che si ritrovano centinaia di volte. Primo errore è avere fretta. Cioè, quando scopro che P di X è vera, voglio fare qualcosa, voglio stampare qualcosa subito. Non c'è fretta. Prima ragioniamo sull'informazione e poi svolgiamo delle azioni, no? La stampa, quello che sia, sulla base di quelle informazioni. Perché se cercate di fare tutto dentro il ciclo, è possibile che sbagliate, perché stampate qualche cosa senza aver visto tutti gli elementi e magari dopo c'è qualcosa che vi fa cambiare idea. L'altro errore che talvolta si vede è if p di x è vera, f è uguale 1, else f è uguale 0. Qualcuno dice, ma se la proprietà per x è vera, allora metto f uguale 1, altrimenti metto f uguale 0. Che è sbagliato. Perché cosa succede? Succede che se trovi almeno un x che poi rende la proprietà falsa, rimetti il flag a 0, dimenticandoti che magari prima avevi visto un x per cui la proprietà era vera. Quindi questi indicatori vanno sempre solo in una direzione, partono spenti e poi li accendo, ma non li spengo mai a metà del ciclo. Perché altrimenti cosa succede? Succede che tutto il ciclo lavora sui primi 99 elementi, poi solamente l'ultimo a decidere. Perché l'ultimo elemento varrà a mettere il flag a 1 oppure a 0, e il risultato finale di questo flag, perché poi tutta la chiave è qua sotto, if f uguale 1, il valore di f dipenderà solamente dall'ultimo elemento che ho visto, non da tutti e 100. No? Io devo fare in modo che se f uguale 0 vuol dire che tutti e 100 hanno verificato la condizione e non l'hanno mai passata. Ecco, proviamo appunto a tenere in mente questo schema perché poi lo riutilizzeremo mille volte. P di x è vera, a sua volta può anche essere una cosa molto complicata. Può essere 50 righe di codice per calcolare se P di x è vero. Ad esempio dicevamo i divisori comuni, no? Due numeri hanno dei divisori comuni, non sono primi tra loro. Ebbene, io prendo, faccio l'elenco di tutti i divisori del primo numero, e poi per ogni divisore devo andare a vedere se esso compare nell'elenco dei divisori primi del secondo numero. Quindi non sempre me la cavo con if v di x è maggiore di 100. A volte lì, vedremo, dovremo annidare, riaprire un'altra piccola ricerca nascosta dentro la prima, annidata dentro la prima. E questo è un po' quello che facciamo oggi. Ecco, alla destra della slide c'è il parallelismo con ciò che facciamo quando ricerchiamo una condizione che vogliamo che sia vera sempre. In realtà è uguale, nel senso che se guardiamo questo, ciò che stiamo facendo è cercare se almeno una volta la proprietà è falsa. So che la proprietà è sempre vera se non capita che almeno una volta sia falsa. Allora, io qua ho gestito il flag al contrario, inizializziamolo a 1, a 1 vuol dire vera.
supponiamo che sia vera, finché non ho ancora visto degli elementi, diamogli fiducia. Diciamo che inizialmente supponiamo che sia vera. Poi prendiamo in mano gli elementi uno a uno, se troviamo almeno uno che falsifica la proprietà, allora togliamo la fiducia, rimettiamo f uguale a 0, perché ne abbiamo almeno trovato uno che viola l'ipotesi che la proprietà fosse vera. Poi il fatto che usiate 1, 0 oppure 0, 1, ogni volta poi lo si ragiona in funzione di come è più comodo, no? Ecco, il consiglio che vi do anche è di non usare mai variabili che si chiamano f. Qui l'ho chiamata così perché siamo un ragionamento astratto. Ma poi nel concreto quella variabile si chiamerà trovato, si chiamerà positivi, si chiamerà crescente, si chiamerà decrescente, si chiamerà uguali. Diamogli un nome per cui sia facile per noi capire che se quella variabile vale 1 o vale 0 significa una certa cosa. Perché se mentre lo chiamiamo flag 1, flag 2, flag 3, non c'è limite al masochismo, però ci complica la vita. Vabbè, questa seconda slide non stiamo neppure a commentare, è la stessa cosa con un not davanti alle proprietà, ma dipende poi come esprimiamo la proprietà. Qui c'è un esempio di un caso, no, nella realizzazione dei casi precedenti, no, degli esempi che abbiamo visto prima, dice se c'è almeno tutti i dati siano positivi. Allora, questo è un caso in cui voglio che tutti abbiano una certa proprietà, quindi vado a cercare se ce n'è almeno uno che non ce l'ha questa proprietà. Quindi parto con l'ipotesi ottimistica che lo siano tutti positivi e eventualmente se trovo uno che lo viola lo metto a zero. Sono tanti casi particolari in cui determinare se una sequenza di dati è crescente. Anche qua parto ipotizzando che lo sia, e se però se per caso trovo un dato che è minore del precedente, quindi che rende la sequenza non crescente, metto a zero questo valore. In questo caso questo algoritmo non ha neppure bisogno che i dati siano in un vettore, per cui si gestisce per questo una variabile che si chiama precedente, che si ricorda il numero prima. Non è necessario vederli tutti, basta vederne due alla volta, no? Questo int min è un valore iniziale, se qualcuno se lo chiedesse, è una costante definita in un file di intestazione che si chiama limits.h, quindi se fate include limits.h definisce una serie di costanti, tra cui c'è int min e int max, che sono il minimo e il massimo valore intero rappresentabile. Quindi questo sarà meno 2 miliardi e rotti, che sicuramente sarà, lo usiamo come valore iniziale quando vogliamo trovare un numero, vogliamo esprimere un numero che è sicuramente minore dei numeri che useremo. Allora, ritorniamo con questi ragionamenti. Il caso 6, cioè il caso 6, i casi espressi nella riga 6 e riga 7 di questo esercizio della settimana scorsa sono casi da manuale, applicazioni dirette, no, di questi principi. Uno l'abbiamo fatto, il 7, come dicevo, ve lo lascio. Vediamo però invece gli ultimi due, perché per una parolina in più o in meno cambia la complessità. Cambia completamente, o quasi completamente, il metodo di risoluzione. Allora, il punto della riga 8 mi chiede determinare se in questo nostro vettore esistono elementi adiacenti duplicati. Allora, lui mi chiede se esistono, io lo leggo, se ne esiste almeno uno. Almeno uno cosa? Almeno una coppia di valori presenti nel vettore che siano uguali tra di loro e adiacenti. Però di nuovo stiamo parlando al plurale, proviamo a parlare al singolare, perché poi la verifica la facciamo sulla singola cella. Se esiste almeno un valore che sia identico a quello adiacente, non vuol dire nulla, o è quello prima o quello dopo. Possiamo impostarlo come vogliamo, io trovo più comodo pensare a quello prima. Quindi se c'è almeno un elemento nel vettore che è uguale al valore che lo precede.
Se sì, allora esistono elementi adiacenti duplicati. Se no, non esistono elementi adiacenti duplicati. Quindi questo, se applichiamo lo schema che abbiamo appena visto, in modo a questo punto quasi meccanico, perché riconosciamo una cosa che già abbiamo visto, definiamo una variabile che si ricordi, no? Che faccia il lavoro del flag, che si ricordi se la proprietà è vera o no, adiacenti duplicati. E poi giù al fondo del programma, io mi sono già preparato lo spazio per poterlo scrivere, se esistono elementi adiacenti duplicati, se esistono, esistenza, parto da falso e se lo trovo diventa vero. Universalità, parto da vero e se, lo trovo, se trovo l'eccezione diventa falso. Queste sono le due simmetrie. Allora, si chiamava adiacenti duplicati, 0. Perché 0? Perché non li ho ancora visti. Se devo dimostrare che ce n'è almeno uno, finché non lo vedo, non ci credo. A questo punto li vado a cercare. Vado a cercare se un come si chiamava il vettore? V. Era n la costante? Sì. Il v di è adiacente duplicato, è uguale a quello prima, allora adiacenti duplicati lo posso mettere a 1. Niente di più. Adesso l'unica cosa che devo ancora fare è fare attenzione a questo i uguale 0, perché in questo caso l'inizializzazione è scorretta, no, mi è sparata in automatico, ma in questo caso non devo partire da 0, ma bensì da 1. Perché il primo elemento non ha senso confrontarlo con l'elemento precedente, che sarebbe quello di indice meno 1, che non esiste. Quindi devo partire da i uguale 1 e non da i uguale 0. E beh, dopodiché, alla fine, se adiacenti duplicati è uguale a 1, potrò dire esistono elementi adiacenti duplicati. Barra n, altrimenti dirò di no, non esistono elementi fatti così. Però sempre i tre momenti, inizializzo la variabile, ciclo sugli elementi, eventualmente invertendo il valore della variabile, se trovo delle anomalie, oppure trovo ciò che stavo cercando, e dopo che il ciclo si è concluso, vado a interrogare il flag per chiedermi che cosa è successo. Ok? Adesso vediamo l'ultimo, se non ci sono domande su questo, vediamo l'ultimo punto. Determina se esistono elementi duplicati anche non adiacenti. E questo è un pochino più complicato. Posso compilare per vedere di non aver fatto errori di sintassi. Beh, anche qua determina se esistono, sarà una ricerca di esistenza. Quindi fatemi definire un'altra variabile che chiamo semplicemente duplicati, anche se non adiacenti. E di nuovo imposterò un ragionamento dello stesso tipo, duplicati uguale 0, tutti gli elementi del vettore li vado ad analizzare e mi chiedo se VDI è duplicato, duplicati uguale 1.
Il problema è che VD è duplicato, non vuol dire niente. Cosa vuol dire per un numero VD? Ricordiamoci che non è un vettore VD, VD è un numero, poverino, 7. Guardi 7 e gli chiedi, tu sei duplicato? Non sei ubriaco che mi vedi doppio, no, sono un numero. Cosa vuol dire chiedersi se è un numero duplicato? Se il vettore contiene numeri duplicati, so cosa vuol dire. Contiene numeri dispari. Allora, la frase, se il vettore contiene numeri dispari, si trasla facilmente a livello del singolo numero se il numero è dispari. Ma la frase, se il vettore contiene numeri duplicati, non si trasla direttamente a livello del singolo numero il numero duplicato. Perché l'essere duplicato è una proprietà non del numero, ma dell'insieme dei numeri. Allora, cosa posso chiedermi? Cosa posso chiedere a quel VD per sapere se lui è duplicato? VD è un numero, vediamo 7. Allora, per il momento, tanto questo è sbagliato, mettiamo un 7 è duplicato. Cosa vuol dire 7 è duplicato? Facciamo un passaggio intermedio, così lo rendiamo più numero uguale VD. Questo numero varrà 7, no? Oppure quello che vuole valere. Allora, chiamiamolo num. Num è duplicato? Che vuol dire? Vuol dire num compare nel vettore? Vabbè, certo che compare nel vettore, l'ho appena trovato. No, ma volevo dire, compare nel vettore in qualche altra posizione che non sia la posizione i? Questo è ciò che mi sto chiedendo. Prendo uno per uno i numeri e gli chiedo, caro numero, tu sei l'unico dei tuoi compari oppure ce ne sono altri come te? Quindi ciò che devo scrivere è se il numero non è duplicato, che non vuol dire nulla a livello del singolo numero, compare nel vettore V in qualche posizione che non sia i. Questo è ciò che devo verificare. Giusto? Siamo d'accordo? Allora, prendo i numeri uno per volta, dico il primo numero è un 6. Compare nel vettore un altro 6, e quando dico altro vuol dire compare ovunque purché non sia nella posizione 0 da dove ho pescato il primo 6? Sì, no. Se no, per ora non ho visto duplicati. Se sì, ho trovato un duplicato. E poi vado avanti. Il numero dopo è un 3. Compare un 3 nel vettore in qualunque posizione purché non sia la posizione numero 1? Però sta roba lì, come faccio a scriverla dentro una if? Perché per poterti rispondere sì o no, si compare o no non compare, devo anche lì fare una ricerca in tutto il vettore. Non mi basta più guardare num, neanche l'elemento precedente o quello successivo, devo guardarli tutti. Quindi per rispondere a questa domanda devo fare un'altra ricerca. Qui siamo dentro una ricerca di esistenza e se esiste almeno un numero che bla bla bla, diciamo duplicato, anche se sappiamo che non vuol dire molto, ma per poter rispondere a questo, su ciascun numero che prendo devo dare una risposta che dipende da un'altra ricerca all'interno del vettore. Quindi, ma possiamo anche qua giocare un po' usando la tecnica dei flag, no? Diciamo, vabbè, allora sta roba qui non riesco a scriverla, ma diciamo, calcoliamo un flag che chiamiamo compare, nel senso di comparire, non nel senso di compagno, che vale 1 se num compare nel vettore b, bla 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 bla.
E qui a questo punto mi chiedo semplicemente, compare uguale 1? Ah, così mi piace, lo capisco. Alla riga 130 c'è scritto, se un certo flag vale 1, se una certa variabile vale 1. Questa variabile vale 1, l'ho scritto sopra, però purtroppo non l'ho ancora scritto in C, ma fa lo stesso. Quella variabile compare vale 1 se un certo numero, num, compare nel vettore V in qualche posizione che non sia I. Ho portato fuori dalla if il calcolo vero e proprio e nella if è rimasta una variabile che si ricorda il risultato del calcolo, dell'elaborazione. Voi mi dite, non è che abbiamo migliorato un granché perché è sempre scritto in italiano. Ma va bene, nel senso che io adesso posso non ho per scatole. Fatemi prendere un file temporaneo bianco, poi dopo lo buttiamo via. Aspettiamo che entri qualcuno ritardatario da quella porta e facciamogli credere che stiamo risolvendo questo esercizio. Ho estratto solamente quel pezzo. Allora dice, vabbè, non sono mancato una settimana, non è cambiato niente, non siamo andati avanti di una riga. Questa cosa qua la so già fare. La so già fare perché basta che io scriva compare uguale 0 e poi per tutti gli elementi del vettore e se, cosa mi dice il testo? È facile, se vd uguale num, num uguale vd e, attenzione, in una posizione che non sia i. Adesso qua mi sono incasinato perché ho chiamato i anche l'indice di questo ciclo qua. Non va bene, devo cambiargli nome, se no non distingo la i in cui devo evitare di andare a guardare con l'indice che uso per scorrere il vettore. E j diverso da i. No, queste tre righe, questo testo di due righe o tre, corrisponde a queste quattro istruzioni in C. Cerca in tutto il vettore navigando il vettore con la variabile, l'ho cambiata, non uso di nuovo i per non creare ambiguità, la chiamo j, e vado a vedere se c'è una posizione j, la 0, la 1, la 2, la 3, quale sarà, il cui valore è uguale a num, e purché questa posizione non sia quella i da cui ho estratto il numero, quindi quella lì sicuramente ci sarebbe, quindi non devo andare a guardarlo. Se c'è in una posizione j che non sia i, un valore uguale a num. Allora in questo caso compare uguale 1. Giusto? Allora qui abbiamo estratto un sottoproblema, ce lo siamo risolti a parte. In questo caso ho proprio preso un file, ma spesso basta mentalmente isolarlo. Dice, adesso risolvo questo. L'importante è aver chiaro, ben chiaro, assolutamente che cosa sto risolvendo, non incasinarmi mettendo tutto insieme. Che cosa entra e che cosa esce? Che cosa entra in questo frammento di codice? Entra il valore di il vettore V, il valore di num e il valore di I. Queste sono le tre cose che mi servono, che servono qua. Il vettore, il numero da cercare e la posizione in cui non guardare. Che cosa esce? Il flag compare, 0, 1. La variabile j serve a niente, è da buttare. Infatti nel testo non era neppure menzionata la variabile j. Mi serve per fare i conti. Allora, se questo è chiaro, questo frammento di codice lo posso prendere e riportare con un copia e incolla di là. Copia e incolla e indenta meglio.
E questo qua non solo diventa un commento, ma diventa proprio la spiegazione di ciò che sta per succedere nelle righe successive. La cosa bella o importante è che quando noi abbiamo risolto queste quattro righe, ci siamo dimenticati di tutto il resto. Qui siamo finiti in un programma che ha 200 righe quasi, ma nel risolvere queste quattro non ci interessava. Abbiamo solo fatto attenzione, uno, a risolvere bene quel testo, quindi capire bene che cosa doveva fare, e due, l'altra attenzione che abbiamo dovuto fare è non pestarci i piedi con i nomi delle variabili, cioè non usare nel nostro frammentino di codice variabili che erano già usate nell'altro programma per altri scopi. Che poi questo qui sia finito un ciclo for, sia finito dentro un altro ciclo for, non ci deve né spaventare né stupire. Così come anche le if si possono annidare, anche i cicli si possono annidare a piacere. Da noi che magari ci confondiamo dopo un po', ma non crea nessun problema. Quando il programma arriva qui in una certa iterazione con un certo valore di i, inizia a iterare con j, tenendo fermo i. Fa un'altra iterazione, vede tutti gli elementi del vettore variando j, quando è arrivato alla fine dell'iterazione prosegue sotto, e a questa chiusa graffa sotto, 141, riprende una nuova iterazione, finalmente incrementa la i. Sono due cicli annidati uno dentro l'altro. I uguale 0, faccio tutti i cicli j uguale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ho finito questo, i uguale 1 e ripeto di nuovo il ciclo j uguale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Poi i uguale 2, j uguale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Come le rotelle del contachilometri, no? C'è quella più a destra, quella più interna, che gira più veloce, e quando ha finito il giro, quella più esterna, tac, va avanti di un gradino. Ma noi, adesso lo vediamo tutto insieme, quindi vediamo che c'è un ciclo dentro l'altro, ma nel risolverlo, nel ragionarlo, non ci siamo posti quel problema. Ci siamo chiesti, qual è la condizione, la domanda che abbiamo fatto era questa, qual è la condizione che devo scrivere qui? Non riesco a scriverla direttamente lì tra le parentesi tonde, allora me la spiego meglio, tutto da solo lo faccio, me la spiego e me la rispondo a parte e poi vado a infilare lì il codice. Se poi questo codice per risolvere questa condizione a sua volta comprende un ciclo o di più, vabbè, non c'è niente di male. L'importante è che in quel punto risolva quel problema, risponda a quella domanda. Se voi cominciate a ragionare pensando ma qui ci vuole un ciclo o un doppio ciclo annidato, state ragionando nel modo sbagliato. Ok? Perché state ragionando sulle istruzioni ma senza aver ancora pensato all'algoritmo. A che cosa servono queste istruzioni? Serve prima, no? Dovete essere in grado di scrivere queste cose. Le prossime quattro righe fanno questo. Prendono questa variabile e ne calcolano quell'altra. Poi quell'altra viene usata qui sotto. Quindi qui in questo caso abbiamo due verifiche di esistenza annidate una dentro l'altra. Vabbè. Alla fine di tutto andrò a verificare se duplicati uguale 1, dirò esistono duplicati. Altrimenti dirò non esistono duplicati. Alleniamoci anche a vedere, cosa ho sbagliato qui? Ah, num non ho dichiarato, int num e j magari anche. I virgola j int num e compare già. Ok, gli è piaciuto. Dicevo, abituiamoci anche a vedere le variabili dove nascono e dove muoiono.
La variabile compare, vabbè, ovviamente è definita lungo l'intero programma, ma quando è che comincia a servire, comincia a lavorare la variabile compare? Comincia a lavorare qui, nasce qui, viene inizializzata qui, quindi il fatto che io la inizializzi con 0 vuol dire che sto dimenticando la sua storia precedente, gliela sto cancellando, diciamo, ripartiamo da 0. Quindi se questa variabile fosse già stata utilizzata in passato in questo programma, io qua l'annullerei. Quindi rinasce qui, viene usata qui e muore qua, muore nel senso che viene letta per l'ultima volta. Il suo scopo di quella variabile che nasce alla riga 132 è quello di arrivare alla riga 140 con un valore. Quel valore viene usato lì e poi non serve più. Non serve più al punto che quando farò l'iterazione successiva, fatemi mettere qua un commento i per ricordarci che il c, qua si incrementa la i, quando faccio l'iterazione successiva si incrementa la i e la variabile viene rinnovamente azzerata, ogni volta la zero. Quindi lei vive una vita molto breve, il suo valore, no? Vive dalla riga 132 fino alla 140, dove compie il suo compito, che è quello di portare a quella if della riga 140 l'informazione. Diverso è invece l'altro flag che si chiama duplicati, che nasce qui, viene aggiornato qui, potenzialmente, e diciamo muore, se usiamo quella terminologia, qui, alla riga 144. E quindi sopravvive a tutte le iterazioni della variabile del ciclo i e tutte le iterazioni del ciclo j. Alla fine di tutto il ciclo i mi serve il valore, lo uso lì. Qui fuori da questo ciclo non avrebbe nessun significato andare a leggere la variabile compare, ormai il suo lavoro l'ha fatto. La variabile compare mi dà informazioni solamente per l'iterazione corrente del ciclo i. Quando passo all'iterazione successiva di i, la variabile compare viene riusata, resettata. Ok, proviamo a vedere questo come lavora. Fatemi disabilitare il resto del programma, se no facciamo cose inutili. Quindi la stampa di verifica la lasciamo. Fammi disabilitare, cancellare tutte le righe del programma che non siano queste. Sto usando le istruzioni del preprocessore per dire questo blocco di linee, cancellalo. E metto, ah non adiacenti duplicati, scusate, questo non mi serve ancora, qua. E metto un breakpoint qua. Inseriamo dei numeri, per ora proviamo a inserirli non duplicati, vediamo cosa succede. 4, 6, 8, 0. Io ho messo un breakpoint qua alla riga 124, 4, 6, 8, ok? N uguale 3, il mio vettore V contiene 4, 6, 8, 0 e poi immondizia. E sono arrivato qua, duplicati uguale 0. E parto, mi chiedo, questo vettore ha dei duplicati? Noi sappiamo che non li ha. Però partiamo dal primo, i uguale 0. Mi sto cercando di chiedere, l'elemento di indice i uguale 0 è un duplicato, nell'accezione che abbiamo descritto prima della domanda, perché da sola non avrebbe significato. Allora, mettiamolo dentro la variabile num, num uguale 4. Quindi qui stiamo facendo la ricerca se il valore 4 compare da qualche parte dentro il vettore V, da qualche parte che non sia la posizione 0. Per far questo lavoriamo in questa parentesi concettuale, questo sottoblocco. Compare uguale 0, poi vado a cercare in tutto il vettore V nelle posizioni che non siano
la j, quindi entro con un ciclo j, j uguale a 0, mi predispongo a cercare in tutte le posizioni, e qui mi chiedo num uguale a v di j, and j diverso da i. Allora, in questo caso num uguale a v di j è vero o falsa? È vera, perché se guardate num vale 4, j vale 0, v di 0 è proprio 4, giusto? Quindi questa prima metà della espressione sarebbe vera, ma per fortuna c'è la seconda metà che diventa falsa, perché j diverso da i è falso, perché j e i sono entrambi uguali a 0. E quindi vedete che questo ciclo passa indenne, non ha fatto nulla, è tornato su il cursore, perché quella condizione era falsa e quindi non è entrato dentro la if. Incrementiamo j, j uguale 1, mi chiedo num, che è sempre 4, num non sta cambiando, vedete che qua dentro num e i sono fermi, sono dei valori in ingresso su cui questo ciclo lavora, ma non cambiano num e i, quello che cambia è j, e quello che cambia può essere compare. In questo caso j uguale 1, i uguale 0, num uguale v di j falso, infatti andrò avanti, j uguale 2, num uguale v di 2 falso, l'altra metà sarebbe vera, j diverso da i, ma se è falsa la prima. A questo punto cosa succede? Incrementando j, la condizione j minore di n diventerà falsa. Quindi adesso j vale 2, quando io premo F7 la prossima volta, j si incrementa, vale 3, e sarà falsa la condizione j minore di n, perché anche n vale 3, e quindi uscirò dal ciclo j. Quindi ho esaurito un'intera iterazione del ciclo j dentro il primo giro, la prima iterazione del ciclo più esterno, che è il ciclo su i. E qui mi chiedo, compare uguale 1? Cioè in questa iterazione che ho appena terminato, ho trovato un numero che avesse quelle caratteristiche? No, non l'ho trovato. E quindi la mia cara variabile, la mia cara variabile duplicati non viene modificata. A questo punto ricomincio da capo e si incrementa la i. Questa volta i vale 1. E il sottoproblema che mi pongo è il secondo numero del vettore, quello con i uguale 1, cioè il numero uguale 6, compare da qualche parte nel vettore v in qualche posizione che non sia la posizione 1? E di nuovo a questo punto il mio caro ciclo interno su j, j uguale 0, j uguale 1, j uguale 2, lavora e troverà sempre falso, per motivi diversi questa condizione, perché nel primo e nel terzo elemento sono diversi i valori, nel secondo sono uguali i valori, ma sono purtroppo uguali anche gli indici, e quindi la condizione non è vera. E quindi anche in questo caso compare uguale, là sotto uguale 0, e non tocco duplicati, torno su per fare l'ultima iterazione del ciclo i uguale 2. E mi chiedo questa volta, il numero uguale 8, compare da qualche parte nel vettore v in una posizione che non sia la 2, perché i vale 2, manco a dirlo, anche in questo caso non c'è, quindi compare vale 0. Quindi duplicati non lo tocco, quando torno su provo a incrementare la i non è più minore di n, quindi esco dal ciclo, che mi dirà che non esistono duplicati. Ok? Cosa succede se invece inseriamo un vettore che ha dei duplicati? Che a un certo punto mettiamo? Un vettore di 4 elementi in cui il secondo e il quarto sono uguali. 1, 2, 3, 2. Allora, in questo caso, 1, 2, 3, 2,
Il programma procede nello stesso modo, i uguale 0, e si chiede, esiste da qualche altra parte un num uguale 1? E no, non esiste, infatti questo ciclo for va avanti fino in fondo. Alla seconda iterazione invece, i uguale 1, il numero che sto ricercando è uguale 2. Quindi in questo caso, se noi lo sappiamo, lo troveremo nella posizione 3. Quindi in questo caso cosa succede? Compare, lo rimetto a 0 perché sto iniziando una nuova ricerca, ricerco se esiste il valore 2, lo cerco in tutto il vettore j, j uguale a 0 non lo trovo, j uguale 1 lo trovo ma lo ignoro perché è la stessa posizione, j uguale 2 non lo trovo, j uguale 3 dovrei trovarlo. E qua, e infatti vedo che il cursore arriva alla riga 140 e la eseguirà mettendo compare uguale 1. Quindi cosa ha fatto questo pezzo di programma? Ha scoperto che il valore 2 che era nella posizione 1 c'è anche, esiste anche nella posizione 3 del vettore. E con questa scoperta, questa if è quella del ciclo esterno, no? Della ricerca di esistenza esterna, quella grande. E si chiede, compare? Sì. Allora vuol dire che ho almeno un duplicato. Duplicato uguale 1. E poi, beh, questo programma va ancora avanti perché non ho inserito nessuna istruzione per la terminazione prematura, ma ormai non ci interessa più. Lo sappiamo già che ci sono dei duplicati. In questo caso lui sta ritrovando, tra l'altro quando cerca la posizione i uguale 3, che è sempre un numero uguale 2, ritroverà che il 3 è duplicato rispetto a quello della posizione 1, lo sapevamo già, lo trova due volte. E alla fine di tutto esco da questo doppio ciclo con una piccola differenza rispetto a prima, che la variabile duplicati questa volta vale 1, mentre prima valeva 0. Il fatto che compare valga 1 oppure valga 0 non mi interessa, dipende dall'ultimo elemento. No? Se avessi avuto 5 elementi anziché 4 e l'ultimo fosse stato un valore diverso, compare sarebbe stata 0. Quel che mi interessa qua è duplicati, eh? Non confondiamoli. E quindi dirò che esistono dei duplicati e lo stamperò a video. Ok? Allora, questo avviene spesso quando ci sono delle ricerche da fare che però sono di tipo un pochino più complesso. In realtà questo codice noi l'abbiamo costruito così. Se però uno vuole andare a ottimizzarlo, lo riconosce subito di che tipo di ricerca è, per ogni elemento devo controllare tutti gli altri, potrebbe anche subito riformulare l'analisi del problema dicendo mi serve verificare se esiste almeno una coppia di elementi distinti uguali, distinti come posizione, uguali come valore. E allora lo penso dicendo andiamo a generare tutte le coppie possibili di valori presenti nel vettore, tutte le coppie possibili di indici, magari non ripetute, diverse tra di loro, ma senza andare a ripetere, se ho fatto 1 con 3 non è più necessario che faccia 3 con 1. Allora, tutto questo si riassume nella pratica in qualcosa di molto più compatto, in cui riconosco subito e mi chiedo se VD, riconosco subito che mi serve un doppio ciclo e mi chiedo se VD è uguale a VDJ
Ecco, attenzione che non è ancora finito questo, non è ancora completo. Ragiono dicendo, prendiamo tutte le copie possibili ij di posizioni nel vettore. Ne esiste almeno una, flag che parte da 0 viene messo a 1 dentro il ciclo. Ne esiste almeno una i cui valori siano uguali? Se sì, ho trovato un duplicato. Attenzione che però devo fare in modo che ij siano sempre diversi tra di loro. Posso farlo in due modi. Un modo è quello di modificare la if scrivendo if vd uguale vdj and i diverso da j, come abbiamo fatto prima. L'altro modo è quello di agire a monte. Far partire j non da 0, ma da i più 1. Cosa vuol dire far partire j da i più 1? Vuol dire j uguale 0, scusate, i uguale 0 prima iterazione, j non parte da 0 ma parte da 1, 2, 3, 4, 5, quindi confronta la posizione i uguale 0 con le posizioni j uguale 1, j uguale 2, j uguale 3, j uguale 4 e la j uguale 0 non la considera, tanto non mi serve. Quindi confronto la posizione 0 con tutte le altre dalla 1 in avanti. Ok? Ho escluso la prima. Iterazione su i uguale 1. I uguale 1. Il ciclo interno for j uguale i più 1, cioè 2 fino a n. Quindi confronterò i uguale 1 con j uguale non più 1, ma 2, 3, 4, 5. Quindi ho escluso il j uguale 1, escludo il caso j uguale i, però attenzione, ho anche escluso il caso j uguale 0. Ma va bene, perché tanto confrontare i uguale 1 con j uguale 0, se per caso fossero stati uguali, li avrei già trovati quando i ero uguale a 0 e j era uguale a 1. Non ha senso, no, andare ogni volta a ricontrollare quelli prima. Basta che io controlli ognuno con quelli che lo seguono, poi il secondo con quelli che lo seguono, il terzo con quelli che lo seguono, il quinto con quelli che lo seguono. Se il quinto fosse uguale a uno che lo precedeva, l'avrei già trovato quando avrei cercato quelli che seguivano il terzo, per dire. Quindi non serve andare a fare controlli due volte. In questo caso, di fatto, anziché avere, diciamo così, una matrice quadrata di combinazioni ij, ce l'ho solo triangolare, no? Voi fate le matrici, sto sopra la diagonale e vado solo a vedere quelli. Tanto la condizione vd uguale vdj è una condizione simmetrica rispetto alle righe colonne ij, quindi non ha senso che li vada a vedere tutte le combinazioni, basta solo che vada a vedere metà delle combinazioni ij. Quindi questo è il modo più veloce di fare la stessa cosa. Usa una sola variabile flag anziché due, non è che sia più giusto dell'altro o viceversa. Questa è una versione più compatta che funziona in questo caso. L'altra è una versione più ragionata a cui siamo arrivati per gradi e in alcuni casi sarà l'unica strada per problemi più complessi, ma a volte condensato così non si riesce. Soprattutto perché questo, perché ho potuto usare un flag solo anziché due? Ma perché sono due condizioni di esistenza una dentro l'altra, quindi in entrambi i casi i flag andavano da 0 a 1. Se avessi una condizione di esistenza che si innesta in una condizione di universalità, dove i flag girano in modo diverso, non sarebbe potuto fare con un flag solo. Ma all'atto, diciamo, del nostro esercizio, queste due soluzioni possibili sono assolutamente equivalenti. Fatemi mettere. Un commento. Thank you.
Allora, tra oggi e domani io vorrei fare due altri esercizi e domani però useremo anche una parte del tempo per svolgere le funzioni, perché per cominciare a vedere le funzioni, ci siamo accorti oggi di quanto sia importante, il primo caso in cui lo facciamo davvero, di quanto sia importante riuscire a un certo punto a separare il ragionamento. C'è un pezzo di ragionamento e poi dentro devo fare una parentesi, a parte devo svolgere una parte di codice. Il problema è che poi a valle di tutto il ragionamento, ciò che abbiamo è semplicemente del codice più lungo in cui ho fatto copia e incolla. Quindi non esiste poi più traccia, se non nei commenti, se li faccio bene, del ragionamento che ho fatto nel codice lineare che salta fuori. Allora, uno degli argomenti che è previsto per questa settimana è proprio quello delle funzioni, cioè riuscire proprio a strutturare dentro una funzione separata nel codice dei pezzettini di elaborazione a parte. E nello stesso tempo no, lo faremo continuando a giocare con i vettori, i cicli, eccetera. Questo esercizio che ho messo lì non è particolarmente difficile, però forse è il primo caso in cui non vi parlo esplicitamente di vettori, di variabili, ma il problema è descritto, l'esercizio, scusate, è descritto nel dominio del problema. C'è un vettore o no? C'è un ciclo doppio? C'è qualcosa da ricercare, da trovare? Beh, scopriamolo. I problemi non si presentano mai già dicendo guarda, io voglio essere risolto così. Problemi reali. I problemi sono, c'è quello da fare. Questo qui lo conosciamo dalla, non so, in prima media, in seconda media si fa sta roba. Quando fate le potenze dei polinomi, A più B alla N. No, A più B alla N ha uno sviluppo che è la sommatoria di A alla I per, come era, B alla N meno I, con un coefficiente davanti e il coefficiente lo potevate calcolare, mi sembra che si chiami triangolo di Tartaglia questo se non sbaglio, no? Che si costruisce in un modo molto semplice, no? Tu parti da, vabbè, 1 sarebbe A più B alla 0, che fa 1. La seconda riga è A più B alla 1 che si sviluppa come 1 e 1. A più B alla 1 uguale A più B, coefficienti 1 e 1. Poi c'è A più B al quadrato, che è 1 A al quadrato, più 2AB più B al quadrato. Poi c'è il cubo, A al cubo più 3 alla seconda B più 3AB alla seconda più 1. E come li ottengo questi numeri? Ogni volta, ogni riga la costruisco partendo dalla riga precedente, iniziando con 1, finendo con 1 e poi gli altri numeri sono dati dalla somma dei due numeri sovrastanti. Quindi 1 più 3 fa 4, 3 più 3 fa 6, 3 più 1 fa 4, poi aggiungo 1. Sotto metto 1, 1 più 4 fa 5, 4 più 6 fa 10, 4 più 6 fa 10, 4 più 1 fa 5 e aggiungo 1. E così via. 1, 1 più 5 fa 6, 5 più 10 fa 15, 10 più 10 fa 20, 10 più 5 rifà 15, 5 più 1 fa 6, aggiungo 1. Quindi il nostro utente deve solo dirmi quante righe vuole, qual è la riga che vuole il triangolo di Tartaglia, voglio la riga 120. Vabbè, ci farò vedere come si sviluppa A più B alla 120, quali sono i suoi coefficienti. Allora, di tutto questo spiegone c'è una frase sola che ho detto ma avrei anche non dovuto dire, perché vi ho già detto come si fa. Ho detto, ogni riga la calcolo, vabbè, a parte gli uni all'inizio e al fondo, sommando i numeri della riga precedente, sovrastanti. Qui c'è tutto, no? L'idea della soluzione. C'è l'idea che calcolo una riga alla volta? C'è l'idea che ho sempre bisogno di due cose, una riga precedente e una riga corrente?
e poi quando vado avanti quella corrente diventerà la precedente, devo inventarmi un modo per farlo. E c'è l'aritmetica, il calcolo da fare, fare le somme delle posizioni sovrastanti. In realtà ci sono i modi più furbi del modo che emerge dall'analisi di questa frasetta che ho detto, ma il più semplice, il più facile da ragionare, è questo. Allora, riusciamo perlomeno a provare a scriverlo in termini di pseudocodice. Io uso pseudocodice perché è più comodo sulla tastiera, è analogo, è equivalente a farlo come diagramma di flusso, ovviamente. Allora, salvo questo. Questo qua lo butto via perché tanto non mi serviva. E poi faccio un nuovo progetto. Lo chiamiamo Tartaglia, che non è il professore di fisica, ma il triangolo più famoso. Allora, cosa dovrò fare? Adesso scrivo pseudocodice, eh? Domani, oggi pomeriggio ci potete giocare e domani proviamo a vedere il codice. Vabbè, chiede l'utente quale riga vuole del triangolo. Poi genereremo ovviamente a partire dalla prima riga giù fino in fondo. Diamo un nome a questa variabile R. Qual è la riga che serve all'utente? E quindi dovrò generare tutte le righe a partire dalla 0 fino alla R. No? Partirò dalla riga 0, non metto il punto e virgola così sembra più pseudocodice, perché la riga 0? Ma perché ho in mente l'esponente del binomio, no? Quindi la riga che contiene un elemento solo e sarebbe la più b alla 0, quindi uso come numero di riga l'esponente del binomio che corrisponde appunto a quella riga del triangolo. E quindi la riga uguale 0 sarà 1 e basta, no? Io scrivo così, diciamo così, alla buona, in italiano. Poi dovremo tradurre in C, definire un vettore, eccetera. Poi passo alla riga 1 e calcolo i valori nuovi calcola nuovi valori a partire dai valori vecchi, precedenti. E poi ripeti. Quindi io qua ho, diciamo, una sorta di variabile che chiamo valori, che rappresenta i valori precedenti, e ne ho un'altra che posso chiamare nuovi. Adesso, cosa vuol dire calcolare i nuovi a partire dai precedenti? È abbastanza facile, no? Nel senso che significa parti con 1, parti con 1, poi aggiungi le somme delle coppie adiacenti. No? Sto prendendo i valori vecchi a 2 a 2 per coppie adiacenti, li faccio la somma e ogni nuova somma la metto nella posizione nuova del vettore. E poi chiudi con 1. Questo è ciò che devo fare, no? Descritto ancora parole ma in modo preciso.
più preciso. Ho dei valori vecchi, precedenti, che ho chiamato valori, ho dei valori nuovi, e dentro questi, usiamolo pure, vettore di valori nuovi, devo mettere un 1 nella posizione iniziale, poi in tutte le posizioni successive devo mettere dei numeri che sono la somma di coppie di numeri adiacenti dei valori, del vettore valori, e poi alla fine ci aggiungo un 1. Le cose quadrano perché se sono nella riga 5, pardon, non parliamo di numero di riga, se la riga precedente ha 5 elementi, quella riga successiva ne avrò 1 più 4, perché le somme a 2 a 2 dei numeri, di 5 numeri ho solamente 4 copie, quindi ho un 1, 4 somme che sono le somme dei numeri adiacenti presi dai 5 della riga precedente, e poi un 1 ancora, quindi ho 1 più 4 più 1, ho 6 numeri, quindi ogni riga ha un 1 in più, un elemento in più della riga precedente. E poi una volta che sono a posto, posso stampare i nuovi, calcola, non è calcola, posso stampare i nuovi, stampo la riga e poi mi predispongo per la riga successiva. Per la riga successiva vuol dire a questo punto quei nuovi diventano vecchi e mi serve e devo cominciare a fare dei nuovi nuovi. Quindi travasa i nuovi in valori, copia i valori appena calcolati nel vettore, nella variabile che usavo per gestire i valori precedenti, incrementa riga e ripeti finché riga è minore di R. Minore, minore uguale, adesso poi dobbiamo vedere bene. Me lo scrivo ancora, o minore uguale, devo controllare. O di R-1, R più 1. Poi dipende se questa condizione la verifico in testo o in coda, ma poi lo vedo a livello di codice. Questa è l'idea. L'esercizio è fatto, tra virgolette. Se arrivate a un'idea, a uno schema di questo genere, resta codice. Ma vuol dire che dietro ciascuna di quelle righe lì avete già abbastanza idea di che cosa scrivere a livello di codice. La parte difficile è arrivare a questo punto qui. Quindi per questo è lo scopo per cui faremo esercizi di questo genere. Ok? Avete di che divertirvi. Ci vediamo domani.